Bentornati o benvenuti, qui Roland e Shine con degli ospiti speciali e oggi siamo qua con una partita in interchange, uccisione confermata in guerra terrestre. Si tratta di una mob d'assalto fatta con lo Scarelle, una mob un po' particolare e, diciamo, vedrete man mano. Inizia la partita contro una squadra di giocatori veramente molto forti che poi fuggiranno, capirete dopo il motivo. Allora, intanto volete presentarvi un attimino, ragazzi? Ciao, io sono Jumpstep, ragazzi. E io sono Joker Sevi, insieme formiamo i Mambo Brothers. Sì, saltato di calciatore giapponese. Questi ragazzi mi hanno chiesto molto gentilmente se potevamo fare un commentary insieme, così da caricare sui nostri rispettivi canali. E è questo, quello è il risultato che vedrete. Allora, intanto sto vedendo la partita di Roland con lo suo Scarelle e mirino laser, incredibile, ragazzi. Una partita davvero molto bella, già vista. Ragazzi, io e Epic vogliamo fare alcune domande a Roland. Però prima lasciamo dire il trattiamo suo un argomento. Sì. Il suo argomento che ci vuole offrire. Allora, volevo mettere un attimino di chiarezza sull'argomento connessioni, siccome a livello italiano adesso c'è tanta gente che ne parla e qualcosa in più si capisce, però c'è sempre qualche dubbio. Allora, prima di tutto, partendo dal principio, cos'è che serve per giocare però un po' meglio ai videogiochi? Allora, di base serve il fattore upload. Le connessioni principalmente sono misurabili in upload e download e il ping che ne risulta da questi due fattori, e poi però è relativo sempre all'host. Il problema in Italia è che l'upload è bassissimo, quindi tutti i dati che voi invierete all'host arriveranno in ritardo, siccome l'upload sono tutti i dati che voi inviate, mentre il download più o meno va bene. Anche se la situazione è un po' critica. Purtroppo l'Italia è tra gli ultimi paesi di Europa a livello di velocità di connessione. È per questo che tante volte tanti giocatori bestemmiano per queste connessioni del cavolo. Sei più informato di Wikipedia. Allora, adesso vi do qualche dato numerico. Voi mi chiederete più o meno quanto upload serve per giocare bene, quanto download. Allora, per giocare proprio bene servirebbe almeno un mega di upload, cosa a livello italiano quasi impossibile, a parte fibre ottiche, così. Comunque, se avete 0,405 siete nella media italiana di upload e riuscite ancora a giocare bene nel caso in cui l'host abbia una buona connessione, però ovviamente l'host vi uccide più facilmente. Invece, se siete sotto il 0.4, i problemi di lag aumentano notevolmente. Poi ci sono i fortunati che sono già a 0.7, 0.8 e quelli hanno già qualche vantaggio tattico, cioè tattico, proprio così dato dalla connessione. Soprattutto su PlayStation 3, purtroppo è vero che le connessioni qualcosa fanno. E ragazzi, non so se voi avete mai visto giocare chi ha la fibra ottica. È una roba... Sì, dimmi. Io avevo un amico che aveva tipo 4 di upload, una cosa tipo mai vista, che ogni partita tipo tirava 3-4 mob, beh, in senso... Io invece, sai, nell'uno contro uno si vede molto questa cosa, no? Addirittura con me host, uno con la fibra ottica mi uccideva ancora prima di vedermi, una roba assurda, è una cosa abbastanza inconcepibile. Tanti danno anche la colpa al gioco, però alla fine la colpa è solo degli operatori italiani, principalmente, perché questo gioco dovete pensare che è principalmente fatto per un pubblico americano, perché è lì dove, insomma, vendono più copie, quindi loro sono i principali utenti, come si possono dire, acquirenti. E poi è stato commercializzato anche nel Bangladesh e in altri paesi subasiatici. Sì, comunque anche in Asia c'è addirittura connessioni interessanti. Noi siamo proprio ai vertici del mondo. Sì, appunto, in Italia a livello europeo diciamo che si è messi veramente un po' male. E questo purtroppo influisce tanto sui giocatori italiani ed è un peccato, perché appunto, poi volevo dirvi una cosa sui connessionati, i cosiddetti connessionati, dei quali tanti si lamentano,
perché magari tutti dicono, ma se non ci fossero i connessionati saremmo tutti alla pari, invece tante volte sono proprio, diciamo, più connessionati che permettono a voi con la loro connessione di giocare bene. E questo è un po' la realtà, ecco, non dico cosa è giusto, cosa è sbagliato, però è vero che una connessione può aiutare, una connessione abbastanza buona. Senza dubbio. E niente, anche per cose un po' più difficili, ad esempio, non so se voi avete visto appunto la mob che ho fatto solo di pistola, quella mob l'ho fatta quando ero io host, e diciamo, mi uccidevano facilmente, però anch'io li uccidevo con i colpi giusti, cose che purtroppo per altri ragazzi giocare con la pistoletta con il ritardo che hanno non è assolutamente facile, ad esempio, ci vuole molto... e poi quindi... Tipo, io che ho abbastanza una buona connessione, quando vedo un gameplay anche molto, diciamo, con armi più overpower, così, lo apprezzo sempre, perché comunque non è facile per i ragazzi italiani fare delle belle partite, ad ogni modo, qualsiasi arma, perché con il lag a volte si è molto molto svantaggiati e vanno apprezzati queste persone che riescono, nonostante la connessione, a fare delle belle partite. Dopo questa fase informativa dei commentary... Devo passare un po' la parola a me, bensì Epic, ragazzi. Oggi voglio fare qualche domanda a Roland per... qualche domanda. Perché sentiamo. Roland? Allora, prima di tutto, diciamo che è un po' una via di mezzo tra un hobby e una passione, insomma. Mi diverte molto, è uno dei miei passatempi preferiti, giocare. Da quanto è che giochi? Oddio. Allora, il primo gioco che ho preso in assoluto... era, mi sembra, Pokémon verde per il Game Boy Color, quindi saranno passati molti molti, un po' di acqua sotto i ponti è passata. Ma la stessa infanzia allora, anche Pokémon, li amavo. Non so, ho iniziato tipo, penso, 8-9 anni alle elementari, quando andavano di moda i Pokémon. Una cosa che si chiederanno molti dei tuoi iscritti, perché hai scelto questo nome? Allora, Roland the Shine, ecco, questo non l'ho ancora detto in nessun gameplay, è in pratica il nome di un protagonista di una serie famosa di Stephen King. È un famosissimo, è un grande pistolero che di un western fantasy, diciamo, una serie scritta in tipo 40 anni dallo scrittore Stephen King, 7 volumi nei quali, oltre l'evoluzione del personaggio, si vede anche l'evoluzione dell'autore, perché l'ha scritto tutti i capitoli in età molto differenti, è comunque molto epico, ma non tanto conosciuto, soprattutto a livello italiano, come serie, diciamo. Non è Stephen King ha fatto tanti libri, da quelli sono usciti dei film, invece quella serie fantasy così non è diventata famosa, anche se era poi una delle sue prime che ha iniziato. Il tuo primo code? Il primo code è Modern Warfare 2, e ho iniziato su quello lì, così, perché me l'hanno regalato, ma anche con Clan e così via. E il primo spara tutto in generale? Un real tournament, cioè giocavo sul computer al 2004. Oh my quindi god. Siamo un po' indietro nel tempo, ma è sempre uno sparatutto che amo particolarmente, e mi dispiace molto che l'ultimo sia soltanto l'Unreal Tournament 3, che rimane comunque un bel gioco anche su Play 3, veramente, anche c'è un buono spirito, molti DLC, aggiornamenti gratuiti, ma a livello italiano anche lì, cioè, non c'è quasi nessuno che ci gioca, che conosco io su PlayStation 3, veramente... mortuorio, diciamo. Quelle poche volte che ritorno online trovo sempre americani. Con due parole, saluto i tuoi iscritti. Ciao ragazzi, che cazzo di domanda? Non ho capito bene. Dici di salutarli o... La tua partita preferita su Modern Warfare 3? La tua partita migliore su Modern Warfare 3? Ma la mia migliore non la vedrete mai, ma è un 135 uccisioni in quartier generale con diversi Osprey, però senza nessuna mob, e è quella che mi è piaciuta di più perché ho fatto più uccisioni in assoluto, ma non la pubblico perché comunque dura 20 minuti e sarebbe abbastanza assurdo. Comunque ragazzi, la partita è praticamente finita,
Come vedete, la mob è arrivata soltanto a punteggio limite raggiunto, quindi i nemici non sono morti, ma almeno si è vista nella visuale alla fine, era tutto nero. Si C'era dimentica tutto delle rosso. Mohab. E finisce con un decente 39-11-1, dai. Era già 39. Quindi ragazzi, se volete, passate a dare un'occhiata al canale che vedrete in descrizione. Se questo video lo vedete sul mio canale, troverete quello dei ragazzi Di Mob Mob Brothers. Brothers e altrimenti troverete il mio canale. Bella a tutti, ciao! Bella.